Consiglio regionale della Campania, l'ho detto prima, lo ripeto perché è giusto dirlo, chi sta lavorando
secondo me in questa storia, prima di tutto, vengono il sistema produttivo, quello che rende e quello che dobbiamo fare, che sono i mezzi interlocutori, il resto molto spesso sono chiacchiere. Allora, abbiamo cominciato a parlare, di questo dobbiamo cominciare a ragionare con loro e stiamo ragionando con loro. Si dice che non c'è nessun posto di lavoro che viene meno. Cominciamo a capire se questa affermazione è retorica o è reale. E sono già chiari. Si dice che si deve chiudere casone, ci spiegassero perché si deve chiudere casone. Per ora ci dicono, stiamo facendo un tavolo con il sindacato, evidentemente un piano di relazioni di sindacato. Vediamo se è vero. La cosa importante è capire che sta succedendo e le istituzioni devono tutte sapere che l'obiettivo è quello di sostenere questo tavolo, di sostenerlo, visto quello che sta accadendo dal lato del sindacato, perché questa vicenda è una vicenda nella quale ci giochiamo un altro pezzetto del nostro pubblico. Non hai capito? Senti, io non ho interrotto, mi fa la cortesia, invito l'onorevole Barbato a non intervenire nel mio intervento. E magari studiamo gli stati. E invece, per quanto riguarda le vicende, la prego onorevole Barbato di mantenere il rispetto di questa istituzione. Per quanto riguarda le vicende concrete, invece, sicuramente quello che dobbiamo evitare, e è un anno che lo sto facendo e non lo dico, di trasformare le vicende del lavoro in vicende di cassa integrazione orari e in vicende di assistenza puramente assistenza. Perché questo porta via soltanto risorse. Ecco perché stiamo lavorando con il sindacato, ecco perché non vogliamo cassa integrazione, non vogliamo sindacato, non vogliamo mobilità, vogliamo semplicemente che il lavoro si continui a fare. La partita di Alenia è oltretutto importante anche per un'altra vicenda, è quello che noi andiamo a dire, stiamo già dicendo. È importante perché qui parliamo non soltanto di lavoro, ma di lavoro vero e qualificato, di un obiettivo concreto, importante, di gente che sa che cosa si può fare, perché il dramma di questa regione è che purtroppo dove ci sono lavoratori seri e competenti e in qualificazione per giochi politici nei quali non siamo in grado ancora, ma ci dobbiamo riuscire a mettere mano, si rischia di perdere il posto. E ci resta oltretutto tutto il disastro di quelli che non sono stati preparati e qualificati per lavorare, per i quali l'unica risposta che abbiamo potuto dare in 20 anni di disastri è stata quella di dargli una costata dei soldi per tirare a campare, senza formarli, senza qualificarli, senza fare incontrare domande offerte di lavoro, perché voi siete bravi, cosa dramatica è questo? Voi siete bravi.